Per un'estate tra le righe, questa settimana la libreria La Parola vi propone i seguenti libri. Il primo è un libro di narrativa, Tra la notte e il cuore, di Julie Kliber, editrice Garzanti. È un libro scoperto recentemente, è un libro che i nostri lettori ci hanno già consigliato. È un libro, una storia di una donna ormai anziana, che è abitudinaria. Ogni lunedì una ragazza di colore va a trovarla per fargli i capelli, una parrucchiera. Questa abitudine in un lunedì cambia completamente perché questa donna, così ripensando al suo passato, gli chiede di fare un viaggio. Ed è un viaggio alla scoperta di 70 anni prima di questa donna, ma allo stesso tempo alla scoperta di un rapporto, di una nuova amicizia tra con questa donna di colore e questa signora anziana. È il libro di narrativa di quest'estate. Poi vi consigliamo un nostro intramontabile, L'isola di Victoria Hislop Bompiani. Ormai chi ha letto questo libro non può fare a meno di tenerlo in casa per ripensarci, riguardarlo, perché è la storia di una ragazza che ritrova il suo passato, ritrova il passato partendo da un momento difficile. Ve lo consigliamo vivamente per chi ancora non l'avesse letto. L'ultimo libro, un libro per pensare, un libro per riflettere, un libro per fermarsi. Il domani avrai i tuoi occhi, di Luigi Verdi. È un libro da mettere sul comodino, un libro da leggere ogni sera, così per fermarsi un pochino e dare speranza al futuro e speranza ai nostri giorni, guardando un po' con occhi diversi il nostro quotidiano. Il domani avrai i tuoi occhi, di Luigi Verdi. Arrivederci alla prossima settimana con Un'estate tra le righe.